Ragazzi, quest'oggi facciamo Snap, ok? Una canzone veramente famosissima di Rosalyn, ok? Sembra un nome dei tempi. Che sta spopolata ovviamente in passato, ma che adesso si sente veramente tanto. Mentre magari si viaggia, no? Si mette su Snap ed è stupenda alla chitarra. Non ci avevo mai fatto un tutorial, ok? Ho abbassato la tonalità della chitarra di un semitono, ok? Perché così viene proprio ancora più acustico indie. Prima di iniziare questo tutorial vi ricordo che se volete imparare a suonare la chitarra proprio come faccio io, ho creato Chitarra Digitale, che è il mio corso dalla A alla Z, da 200 video lezioni per imparare a suonare la chitarra o le vostre canzoni preferite proprio come faccio io, ok? È veramente un corso fantastico, state entrando ogni giorno e questa cosa mi rende davvero felice, ok? Il link è qui giù in descrizione, tra l'altro con un bello sconticino. It's for figa di questa canzone è che sono praticamente quattro accordi, ok? Abbiamo il nostro La minore, poi attenzione, Fa maggiore e Do maggiore, ok? Quindi molto facile perché sono tre accordi, quindi It's 4 a.m. I can turn on my head off. Ok? Sia per la strofa sia per il ritornello, quindi Snappy 1, 2. Where are you? Qua viene bene la parte ritmica, perché dobbiamo fare giù, su, su, giù, su, ok? Giù, giù, su, giù, su, ok? È un ritmo universale che spiego tra i tanti ritmi universali dentro Chitarra Digitale, ok? Che è il mio corso, ragazzi, voi lo sapete, se avete problemi con il ritmo, Chitarra Digitale è la soluzione ai vostri problemi, ok? Link in descrizione. Quindi giù, giù, su, giù, su, cambio, giù, su, giù, su, ok? It's 4 a.m. La minore, Fa maggiore facilitato, quindi come vedete sostituiamo in questo modo qua con il pollice che va a toccare il primo tasto della quarta corda, ok? E Do, ok? Arriviamo alla fine della strofa che facciamo Fa e Sol, attenzione, quindi I just need time. Ed è bello perché cambia ritmo, no? Fa 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3, giù, su, su, giù. Ok? Quindi come vedete funziona che andiamo, no? Cambio ritmo, Fa. Che potete farlo anche facilitato e Sol normale, quindi pausa. Snappy 1, 2. Where are you? You're still my heart. E finisce my snap, ok? Finisce con un Do basso Sol, ok? Semplicemente, quindi questo è il Do, questo è il terzo dito passa al secondo tasto della quinta corda e facciamo questo accordo in sospeso, ok? In sospensione. Snap 1, 2. Where are you? I feel my heart. So my snap. Ragazzi,
ragazzi, il piccolo tutorial di Snap. Fatemi sapere cosa ne pensate qui giù nei commenti, ok? E vi ho lasciato gli accordi sopra impressione. Fatemi sapere se vi piacciono, appunto, così se riuscite a imparare meglio, perché magari sapete già fare un po' di accordi, ma vi mancano semplicemente ritmi e accordi subito sulla canzone, ok? Vi ricordo ancora una volta che se volete imparare a suonare la chitarra e cercate un corso online, chitarra digitale è il pacchetto completo per voi, ok? Ho messo anche le lezioni private con me, quindi se volete fare un percorso di 2-3 mesi fatto bene online con me, link qui giù in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!